Gli oltre 1.000 miliardi di euro che la Banca Centrale Europea inietterà nell'economia hanno svalutato la moneta unica rispetto al dollaro e alle altre principali valute. Un impatto immediato e visibile per tutti. L'euro oggi vale circa 1,05 dollari. Siamo ormai ad un passo dalla parità, una situazione che non si verifica dal 2002. Il primo effetto è sui beni importati fuori dalla zona euro. Per l'acquisto di questi prodotti, dall'energia ai telefonini, dalle automobili ai datteri, ovviamente la svalutazione dell'euro è negativa. Fortunatamente però il prezzo del petrolio e delle materie prime negli ultimi mesi è calato bruscamente più dell'euro e quindi ci abbiamo un po' guadagnato. Più caro sarà anche andare all'estero, in paesi che non hanno adottato l'euro come moneta. Molto positive invece le ripercussioni per le aziende che esportano. L'euro debole significa poter vendere nel mondo a prezzi inferiori e quindi maggiori quantità. Considerato che l'export vale da solo più di un quarto del nostro prodotto interno lordo, l'impatto su crescita, occupazione e investimenti sarà sensibile. Il deprezzamento dell'euro è un'ottima notizia anche per il turismo. Il costo di alberghi e ristoranti per americani, giapponesi, inglesi e svizzeri è decisamente più basso dell'anno scorso e la convenienza dovrebbe spingere quindi più turisti extra area euro ad approfittare dell'occasione per visitare il nostro paese. L'impatto sulla nostra economia dovrebbe essere rilevante, considerato che l'industria turistica vale da sola circa un decimo del PIL. Per i motivi appena citati, quegli stessi turisti tenderanno a comprare di più nei nostri negozi i prodotti del Made in Italy. Anche lo shopping quindi ne beneficerà. Quanto detto per i singoli beni vale anche per le nostre imprese. Un euro debole dovrebbe incoraggiare l'afflusso di investimenti stranieri verso il nostro paese. Una buona notizia se si pensa che dall'inizio della crisi gli investimenti esteri in Italia si sono dimezzati.